La batteria di Baghdad. A questo punto, mentre stiamo lentamente accettando che i nostri antichi antenati avessero una comprensione della tecnologia migliore di quanto generalmente gli riconosciamo, diventa possibile credere che potessero anche aver compreso i principi di base dell'elettricità? Questa domanda deve essere posta a causa dell'esistenza della batteria di Baghdad, che fu trovata in Iraq nel 1838. Sebbene gli storici tendano a respingere l'idea che sia una batteria, è quasi impossibile comprendere l'artefatto in altro modo. È un vaso di argilla che ospita una barra di ferro, attorno alla quale c'è un avvolgimento di rame. Non avrebbe molto senso crearla come ornamento se non potesse essere vista a meno che il vaso non fosse aperto, e sarebbe comunque un ornamento dall'aspetto strano. La batteria di Baghdad è stata testata in condizioni di laboratorio e si è dimostrata capace di mantenere una carica. Questo pone un enorme problema storico perché l'artefatto ha più di 2000 anni. Queste antiche persone stavano sperimentando con l'elettricità e se sì, perché non hanno portato l'idea oltre? Antico contachilometri. Il contachilometri nella tua auto tiene traccia di quanta distanza copri quando guidi. Più in generale, un contachilometri può essere utilizzato per determinare la distanza da un luogo all'altro. Quando fu inventato, rivoluzionò la creazione di mappe e la pianificazione dei percorsi nel mondo antico. Dobbiamo ringraziare Vitruvio dell'antica Roma per aver inventato il contachilometri, un compito che completò poco più di 2000 anni fa. Il suo primo contachilometri assomigliava a una carriola con una ruota ingrandita piena di ciottoli. Ogni volta che la ruota ruotava, un ciottolo cadeva in un piccolo secchio sotto il dispositivo. Poiché Vitruvio misurò il diametro preciso della ruota prima di montarla sul dispositivo, sapeva esattamente quanta distanza era coperta da ogni rotazione. Poteva quindi determinare la distanza tra due punti contando il numero di ciottoli che il contachilometri depositava nel secchio. Dopo aver concepito questa geniale invenzione, la pianificazione dei viaggi nell'Impero Romano non comportava più tante congetture e le mappe divennero molto più accurate. I contachilometri di oggi potrebbero non usare più i ciottoli, ma funzionano ancora sullo stesso principio vecchio di 2000 anni. Muro di Orléans. A metà del 2023, nel cuore delle montagne della Georgia, una scoperta inaspettata ha cambiato il corso degli studi archeologici nella regione. Conosciuta oggi come Muro di Orléans, questa struttura enigmatica è stata trovata in un'area remota, vicino al villaggio di Kazbegi, a un'altitudine che sfiora i 2500 metri. Le enormi pietre, disposte con una precisione sorprendente e coperte da un tipo di lichene rosso che risalta contro lo sfondo scuro della roccia, hanno suscitato la curiosità di studiosi e avventurieri di tutto il mondo. La figura centrale di questa scoperta è stato l'archeologo tedesco Johann Mayer, che ha scoperto il muro quasi per caso. Durante una spedizione per studiare le formazioni rocciose locali, notò qualcosa di strano nelle pietre impilate che formavano uno schema peculiare, come se fossero state assemblate da una civiltà perduta e sofisticata. Inizialmente pensava si trattasse semplicemente di una curiosa formazione naturale, ma avvicinandosi, vide che le pietre avevano angoli perfettamente scolpiti e erano interconnesse da giunture quasi invisibili. Una tecnica che, secondo lui, rivaleggerebbe con la precisione delle costruzioni incaiche o egizie. Il muro di Orléans possiede un mistero che va oltre la sua costruzione. Al centro della struttura c'è una porta falsa, una sorta di apertura scolpita che non porta da nessuna parte, come un ingresso simbolico verso l'ignoto. Mayer suggerisce che questa porta potrebbe rappresentare un portale spirituale, una sorta di passaggio verso un altro mondo, secondo le credenze dei popoli antichi. Ci sono prove che queste popolazioni praticassero rituali in onore degli dei delle montagne e delle forze della natura, ma i significati precisi si sono persi con il tempo. Un altro enigma risiede nella colorazione rossastra che copre parti del muro. A prima vista sembra pittura, ma studi preliminari hanno rivelato che si tratta di un tipo di lichene raro, noto come Orlitium rubrum, che cresce esclusivamente su superfici minerali di estrema antichità e in condizioni di alta umidità e altitudine.
La scienza non comprende ancora completamente lo sviluppo di questo lichene, che sembra avere una simbiosi con la roccia e allo stesso tempo contribuisce al carattere mistico del luogo. Secondo i test al carbonio, il lichene potrebbe avere più di 3.000 anni, suggerendo che il muro stesso sia ancora più antico. Il team di Meyer ha trovato anche strumenti rudimentali vicino al luogo, fatti di ossidiana e selce, ma ciò che ha attirato l'attenzione è stata l'assenza di qualsiasi traccia di malta o altri materiali di collegamento tra le pietre. Questo indica che i costruttori di questa struttura dominavano una tecnica avanzata di taglio e incastro delle pietre, la cui origine è ancora sconosciuta. Gli studiosi credono che gli antichi abitanti della regione potessero avere una conoscenza sofisticata dell'ingegneria, che è andata completamente persa nel corso dei secoli. Le teorie sul muro di Orlean si sono moltiplicate. Alcuni esperti credono che potrebbe essere parte di un'antica fortezza, una difesa naturale contro gli invasori. Altri suggeriscono che il luogo fosse un centro spirituale, dove gli anziani si riunivano per svolgere cerimonie sacre. Alcuni teorici più audaci suggeriscono persino che potrebbe trattarsi di una costruzione lasciata da una civiltà sconosciuta e altamente avanzata, forse originaria di una cultura perduta pre-caucasica. Oggi il muro di Orlean attira turisti, mistici e ricercatori, tutti affascinati dall'atmosfera del luogo e dalla sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di molto più antico e profondo di quanto la storia convenzionale riporti. Man mano che nuovi scavi e studi vengono condotti, la speranza è di scoprire più segreti di questa struttura misteriosa. Il muro custodisce un messaggio dei popoli antichi? O è semplicemente una prova dimenticata di tecniche che sfidano la nostra comprensione moderna? Il fatto è che, con le sue pietre immense e il suo lichene rosso vibrante, il muro di Orlean rimane uno dei più grandi misteri archeologici del Caucaso, una reliquia di un tempo che, sebbene perduto, risuona ancora nelle montagne della Georgia. Vorremmo sapere cosa ne pensate di questo misterioso argomento. Fatecelo sapere nei commenti. Il gioco elusivo di Ur. Gli esseri umani giocano e si divertono con i giochi da tavolo da migliaia di anni e alcuni dei giochi che ci piacciono oggi sono basati su giochi molto più antichi, progettati molto tempo prima. Gli scacchi, per esempio, sono una versione evoluta di un gioco vichingo noto come Hnefatafl. Poiché sappiamo questo, possiamo fare una stima abbastanza buona delle regole di Hnefatafl. Purtroppo, non possiamo dire lo stesso del gioco reale di Ur, anche se abbiamo trovato più di 100 tavole complete insieme alla maggior parte dei pezzi. Questo gioco, noto anche come il gioco dei 20 quadrati, veniva giocato in Mesopotamia 3600 anni fa e divenne successivamente popolare in gran parte del Medio Oriente e del Mediterraneo. La tavola di forma irregolare ha 20 quadrati, da cui il nome, con diversi motivi su ciascun quadrato. Una tavoletta cuneiforme scoperta in Iraq nel 1880 ci dice che i quadrati con motivi a rosetta sono considerati fortunati e che ogni giocatore ha 5 pedine all'inizio del gioco, ma non menziona nulla su come si gioca. Diversi esperti di giochi moderni hanno fatto ipotesi sulle regole e hanno creato le loro versioni, ma non sapremo mai se qualcuna di esse sia corretta. Rituali della civiltà Maya. Se eri un membro della civiltà Maya, ci si aspettava che donassi il tuo sangue, sudore e lacrime agli dèi, e lo intendiamo letteralmente. Nel 2018, archeologi e ricercatori hanno completato uno studio su punte di freccia vecchie di 500 anni, trovate in un tempio Maya in Guatemala, e hanno raggiunto una conclusione sorprendente. Tutte le punte di freccia erano coperte di sangue umano, ma non sembravano essere state usate in battaglia. Invece, le armi affilate, fatte di vetro vulcanico nero, erano probabilmente usate in antichi rituali di sanguinamento. Gli archeologi credono che le persone venissero trafitte ai lobi delle orecchie, alla lingua e forse anche ai genitali, affinché il loro sangue scorresse e desse vita alle divinità che veneravano. Le ferite non sarebbero state fatali, quindi le persone probabilmente si sottoponevano volontariamente a questo supplizio più volte durante la loro vita. Si pensava che il sanguinamento, i momenti importanti della vita di una persona, come la nascita o il raggiungimento della maggiore età, ad esempio, collegasse la forza vitale dei giovani a quella degli dèi e dei loro antenati, assicurando così la continuità spirituale della specie.
Il sangue veniva raccolto e poi bruciato, con il fumo risultante visto come prova del sangue che saliva verso i cieli. Ci sono certamente modi meno dolorosi per dimostrare la propria fede. Mummia a due teste. Ecco una strana mummia che è stata nascosta al pubblico per più di 100 anni prima di essere finalmente fotografata nel giugno del 2018. È davvero una cosa enigmatica da osservare. Il corpo ha due teste, una appartenente a una donna umana e l'altra a un coccodrillo. I resti sono di origine egiziana, ma furono portati in Turchia durante la metà del XIX secolo e poi rinchiusi nel palazzo Topkapi a Istanbul. La leggenda vuole che i resti umani siano quelli di una principessa egiziana uccisa da un coccodrillo. I corpi della principessa e del coccodrillo furono poi combinati e sepolti nella speranza che lei potesse vivere come un coccodrillo nell'aldilà. Non è chiaro perché qualcuno desidererebbe tale destino per lei. Nessuno sa perché la strana creazione fu portata in Turchia in primo luogo, ma si pensa che fosse nascosta per non allarmare il pubblico. Non sapremo mai se la storia della principessa e del coccodrillo sia vera o meno. Potrebbe essere solo un modo per le persone di cercare di spiegare una scoperta altrimenti completamente inspiegabile. Mistero del sarcofago. Gli archeologi responsabili della nostra prossima scoperta inizialmente rimasero delusi da ciò che trovarono quando aprirono il sarcofago nero trovato ad Alessandria, in Egitto, nel 2018. Speravano di trovare i resti di Alessandro Magno e, sebbene non sembri essere il caso, hanno trovato un peculiare enigma medico. La bara di granito, che è stata sepolta circa 2000 anni fa, contiene i resti di qualcuno che sembra aver subito una forma antica di chirurgia cerebrale durante la sua vita. Il curioso scheletro è uno dei tre trovati nell'enorme bara di 2,7 x 1,5 metri, una donna adulta e due uomini adulti. L'uomo più anziano, che sembra essere deceduto intorno ai 40 anni, ha un buco guarito nel cranio che è coerente con la pratica medica antica della trapanazione. Questa procedura invasiva, che comporta la perforazione del cranio per alleviare la pressione, si pensava fosse efficace per curare tutto, dalle convulsioni alla depressione. Ci sono alcuni praticanti di medicina alternativa che vedono ancora la trapanazione come una forma efficace di trattamento medico oggi, quindi questo è un promemoria di quanto gli antichi egizi fossero avanti rispetto a qualsiasi loro pari in materia di medicina e chirurgia. Mummia peruviana. Milioni di persone in tutto il mondo credono che il nostro pianeta sia stato visitato da alieni in passato e scoperte come la prossima incoraggiano le loro credenze. È una presunta mummia aliena trovata in Perù nel 2018 e anche se non è di origine extraterrestre, potrebbe essere i resti di una specie umana precedentemente sconosciuta. Questa seconda possibilità sembra improbabile perché la mummia ha solo circa 1800 anni. Studi condotti da ricercatori britannici hanno rivelato che la composizione genetica della mummia è per il 98,5% primate e per l'1,5% sconosciuta. Sebbene ciò possa sembrare molto primate, è molto vicino alla composizione genetica degli esseri umani. A differenza dell'essere umano medio, però, questa mummia ha tre dita per ogni mano e una testa allungata del tipo spesso descritto da persone che affermano di aver incontrato alieni durante rapimenti. Quando si considerano anche le lunghe dita dei piedi, l'assenza di orecchie e le prominenti creste dermiche orizzontali, inizia a sembrare sempre meno umana. L'origine e la vera natura della mummia sono ancora considerate inspiegabili e la ricerca è in corso. Il vaso enigmatico. Un modo di vedere questo antico vaso romano sarebbe dire che è pieno di buchi, ma preferiamo considerarlo come un enigma a sé stante. Il vaso si trova attualmente nel Museo di Archeologia dell'Ontario in Canada, dove è stato studiato a lungo senza che nessuno sia mai giunto a una conclusione soddisfacente sul suo scopo. Un contenitore come questo non sarebbe in grado di contenere acqua, per ovvie ragioni, ma non sarebbe nemmeno buono per conservare il cibo, perché l'aria entrerebbe nel vaso attraverso i fori. Anche la sua origine è un mistero. Almeno un archeologo sospetta che non sia nemmeno romano. Secondo l'archeologo Charles Leonard Woolley, è più probabile che provenga dall'antica città mesopotamica di Ur.
Ciò lo renderebbe probabilmente vecchio di 3.000 anni rispetto all'età di 1.800 anni attualmente attribuita. L'artefatto ha alcune somiglianze con un glirarium, un recipiente usato dai romani per conservare i ghiri commestibili, ma non ha i contenitori interni per il cibo che ci aspetteremmo di vedere in un oggetto del genere. Forse non è altro che un oggetto decorativo domestico. La sepoltura dell'uomo senza lingua. L'idea che i morti possano tornare in vita per tormentare i vivi è la premessa di molti film horror, ma al giorno d'oggi sappiamo che tale idea è finzione. Le persone che vivevano diversi secoli fa temevano molto che potesse diventare realtà. Ciò potrebbe spiegare questa strana scoperta funeraria fatta in Inghilterra nel 2017. Sono i resti di un uomo sepolto circa 1700 anni fa, posto a faccia in giù nel terreno e con una pietra piatta spinta nella bocca dove avrebbe dovuto essere la lingua. Gli insoliti resti sono stati riesumati da un cimitero a Stanwick, vicino al fiume Nene. Non si sa se l'uomo abbia perso la lingua a un certo punto della sua vita o se gli sia stata tagliata postuma. È noto che gli antichi popoli germanici a volte tagliavano la lingua delle persone considerate bugiarde, ma non ci sono registrazioni di tale punizione in Britannia romana. Tra la presenza della pietra e la sepoltura anomala a faccia in giù, è forse più probabile che le persone dell'epoca volessero essere molto sicure che questa persona non strisciasse fuori dalla sua tomba dopo la sepoltura. Il sarcofago di Mainz. Quando un antico sarcofago è stato aperto a Mainz in Germania nel giugno del 2019, gli archeologi hanno affrontato una corsa contro il tempo. La bara era stata sigillata per 1.000 anni e nel momento in cui si aprì e fu esposta all'aria fresca, il suo contenuto avrebbe immediatamente iniziato a disintegrarsi. Se gli esperti volevano avere qualche possibilità di identificare la persona al suo interno, avrebbero dovuto essere veloci. Ecco perché l'operazione ha richiesto mesi di pianificazione. Sfortunatamente per loro, sembrava che chiunque avesse sepolto questa persona non volesse affatto che venisse identificata. Quando furono collocati all'interno del sarcofago, furono coperti di calce viva, probabilmente nel tentativo di accelerare il processo di decomposizione. Ciò significava che rimaneva così poco che gli scienziati non poterono nemmeno identificare alcun dente. Sono riusciti a determinare che l'occupante era maschio, ma è tutto ciò che sanno finora. È stata una delusione per molte persone che speravano di ottenere la conferma che si trattasse dei resti di Erkenbald, un ex arcivescovo di Mainz morto nel 1021. La presenza di un cappello da vescovo all'interno della bara rende ancora questa ipotesi altamente possibile, forse anche probabile, ma quell'ultimo pezzo di prova solida rimane ancora frustrantemente fuori portata. Complesso enigmatico del tempio. Un progetto di costruzione nell'est del Messico dovette essere interrotto nel 2013 dopo la scoperta accidentale di un antico tempio. Mentre gli archeologi accorrevano sul posto, l'entità della scoperta diventava chiara. Questo complesso di 2000 anni sembra contenere le rovine di un'antica piramide e i resti di 30 persone insieme ad animali sacrificati, figurine di argilla, specchi e beni funerari in giada. Gli esperti affermano che la piramide sembra essere stata costruita durante il primo secolo e l'ultima delle persone sepolte lì fu interrata 600 anni dopo. Finora è stato impossibile dire a quale credo o cultura appartenessero le persone o chi potrebbe aver costruito la piramide. Interessantemente, queste persone potrebbero aver avuto qualche conoscenza del mondo antico. Sembrano sicuramente aver raccolto deliberatamente fossili. Denti di dinosauro sono stati trovati in due delle tombe. Le figurine sembrano di design Maya, ma la ceramica è più coerente con quella trovata a Teotihuacan, una città di origine sconosciuta. Stiamo osservando i resti di persone appartenenti alla specie che costruì Teotihuacan, o è questa un'altra cultura antica sudamericana non identificata? Cappello d'oro di Schifferstad. Di tutti i materiali con cui si potrebbe fare un cappello, il bronzo è uno dei meno adatti. Potrebbe essere un ottimo materiale per fare un elmo per un guerriero in battaglia, ma sarebbe molto meno pratico per un copricapo quotidiano. Per questo motivo, mettiamo in dubbio l'esistenza di questi quattro cappelli conici dell'età del bronzo.
Tutti e quattro i manufatti sono simili, sono alti, a forma di cono e coperti di misteriosi simboli astratti. Tre dei cappelli sono stati trovati in Germania, mentre il quarto è stato recuperato a Vienna in Francia. Il più antico ha all'incirca 3.400 anni, mentre il più recente è stato realizzato circa 2.800 anni fa. È stato notato che assomigliano al cappello stereotipato di un mago o di una strega, ma ciò non significa che le persone che li indossavano fossero considerate dotate di poteri magici. Il più elaboratamente decorato è il cappello d'oro di Schifferstadt, chiamato così per il luogo in cui è stato trovato in Germania nel 1835, ed è coperto di bande, forme di dischi e rappresentazioni dell'occhio umano. Come gli altri, è fatto di bronzo con uno strato di placcatura in oro. Nessuno sa chi abbia fatto o indossato questi cappelli o perché siano così rari. Artefatti asiatici antichi. A prima vista, questa perla di bronzo piombato e la fibbia scoperta in Alaska nel 2016 potrebbero non sembrare avere alcun reale significato, al di là di essere una interessante scoperta del XII secolo. Considerando la loro composizione, però, potrebbero sfidare la narrativa della scoperta dell'America del Nord da parte di non nativi. Questo perché il metallo fuso di cui sono fatti è stato prodotto da qualche parte in Asia, da dove probabilmente ha trovato la sua strada verso la Siberia e poi ha attraversato lo stretto di Bering per raggiungere il popolo Thule in Alaska. Ciò indicherebbe un grado di contatto, o almeno contatto indiretto, tra l'Asia e il Nord America molto prima che gli europei vi sbarcassero. La fibbia, in particolare, è di interesse perché è un prodotto industriale considerato senza analoghi nel contesto delle scoperte alascane dello stesso periodo. È di un tipo che veniva usato nelle bardature dei cavalli, noto per essere stato utilizzato in Cina più di 2000 anni fa, anche se non sembra essere così antico. Gli antichi alascani usavano tecnologie cinesi ancora più antiche per gestire i loro cavalli? Pare proprio di sì. Mistero di Roanoke. Cosa è realmente successo ai coloni inglesi che scomparvero dall'isola di Roanoke alla fine del XVI secolo? È stato il tema di molti racconti di fantasia e persino di uno o due film horror, ma a partire da febbraio 2020 potremo essere più vicini a una risposta definitiva grazie ai lavori archeologici in corso in due diversi siti, in Carolina del Nord, negli Stati Uniti. La scomparsa della colonia fu documentata dal colono John White, che salpò per l'Inghilterra per raccogliere provviste nel 1587 e non trovò traccia della sua precedente casa, amici o famiglia, quando tornò nel 1590. Non furono mai più visti. Le nuove prove suggeriscono che, per ragioni sconosciute, i coloni si trasferirono più nell'entroterra e si assimilarono in due comunità di nativi americani, una sull'isola di Hatteras e un'altra circa 80 km a nord-ovest del sito di Roanoke. Un anello con sigillo d'oro e l'elsa di una leggera spada del XVI secolo sono stati trovati in quest'ultimo sito, mentre un lingotto di rame e una barra di ferro sono stati trovati sull'isola di Hatteras, entrambi ritenuti di origine europea. Niente di tutto ciò ci dice perché i coloni si siano trasferiti, ma potrebbe finalmente dirci dove sono andati. Sorpresa scoperta di un orto. Poiché Adolf Hitler era un tale mostro, uno degli esseri umani più vili mai vissuti, è difficile immaginarlo mentre si dedica a un hobby tranquillo e piacevole come il giardinaggio. Tuttavia, sembra che lo facesse. Un team di archeologi ha passato la fine del 2019 a scavare la sua ex sede della Tana del Lupo in Polonia e hanno trovato i resti del suo orto. Hitler passò gran parte dell'ultimo anno o due della guerra alla Tana del Lupo, ma fu costretto ad abbandonarla nel gennaio 1945, mentre le forze sovietiche avanzavano sulla sua posizione. Il giardino si trova a meno di 910 metri dal bunker del dittatore nazista e contiene serre, una casa del giardiniere e una sala caldaie che assicurava condizioni abbastanza calde per continuare a coltivare le verdure preferite di Hitler tutto l'anno. Hitler era un vegetariano rigoroso, quindi avere un orto vicino alla sua residenza ha senso, ma era anche parte della sua strategia per evitare il rischio di avvelenamento mantenendo il pieno controllo sull'origine dei suoi pasti.
La scoperta arriva 2 anni dopo che il telefono rosso dipinto di Hitler è stato scoperto nel sito. È stato venduto all'asta per quasi $250.000. Tigri dai denti a sciabola. Le tigri dai denti a sciabola sono estinte da molto tempo ormai, ma sono spesso citate come esempi di quanto potenti fossero le creature preistoriche. A partire da giugno 2019 sappiamo che erano ancora più potenti di quanto avessimo sempre pensato. Gli esperti hanno studiato i crani di tigri dai denti a sciabola prelevati da 2 diversi luoghi in Argentina nel tentativo di determinare come gli animali morirono e hanno raggiunto una conclusione sorprendente. Furono uccise da altre tigri dai denti a sciabola e i loro assassini le abbatterono con un solo morso alla testa. Completati i loro studi, gli esperti ora si sentono abbastanza sicuri da affermare che queste bestie erano capaci di perforare il cranio di un altro grande felino con un solo morso, grazie alla forza eccezionale dei loro denti canini. In entrambi i casi, i crani hanno un singolo segno di perforazione quasi direttamente tra gli occhi, in cui i denti di un altro della loro specie si adattano perfettamente. Le tigri dai denti a sciabola trascorrevano la maggior parte del loro tempo a cacciare e combattere mammut e altre grandi creature, ma si scontravano tra loro per questioni come il territorio o i partner di accoppiamento. Sembra che quei combattimenti finissero rapidamente e con conseguenze devastanti per il perdente. Mistero dell'altare del serpente. Sappiamo che i nostri antichi antenati veneravano molte creature diverse, come dei migliaia di anni fa. Significa questo che l'altare del serpente, scoperto a Patara in Turchia nell'ottobre 2020, è la prova di un'antica società di adoratori di serpenti? Probabilmente no, ma la storia dietro di esso è comunque interessante. Patara è un'antica città greco-licia, con una storia che risale a migliaia di anni fa. Il cosiddetto altare del serpente ha circa 2000 anni. È stato trovato in un'area non lontana da alcuni bagni romani recentemente scoperti ed è coperto da iscrizioni greche. È il primo altare del suo genere trovato a Patara, ma somiglia a un altro altare trovato qualche tempo fa a Mugla. Mentre alcune persone hanno paura dei serpenti, le persone che hanno realizzato questo altare probabilmente conoscevano le specie locali, che erano amichevoli e innocue. Gli esperti credono che fosse probabilmente un totem agricolo, sul quale venivano lasciati pezzi di pane e carne come offerte agli dei. I simboli del serpente sono spesso associati all'agricoltura nella mitologia greca e romana antica, ma le ragioni non sono ancora completamente comprese. Questo è un mistero che gli archeologi del futuro dovranno risolvere. Gli artefatti Quimbaya. Gli artefatti Quimbaya della Colombia sono bellissimi manufatti decorativi e splendidi esempi dell'artigianato antico. C'è di più in loro, però? Gli oggetti, che variano in età tra 2300 e 3000 anni, sono a volte anche chiamati artefatti Tolima e sono stati trovati solo nella regione intorno a Bogotà, la capitale del paese. Ne sono stati scoperti più di 100 finora. Mentre molti archeologi li considerano semplicemente splendidi esempi di figurine zoomorfiche, non tutti sembrano basarsi su creature viventi. Alcuni possono essere facilmente identificati come pipistrelli, uccelli, pesci o insetti, ma altri non somigliano a nessuna creatura conosciuta. Sono questi artefatti anomali che pongono un problema perché, invece di rappresentare animali, sembrano avere fusoliere distinte, ali, stabilizzatori e altre caratteristiche che si trovano su un aereo moderno. Hanno anche proprietà aerodinamiche perfette, il che significa che se ne aumentaste le dimensioni e lo lanciaste, sarebbe in grado di volare e planare. Come poteva tale conoscenza essere disponibile per le persone che vivevano così tanto tempo fa? La tomba di Alessandro Magno. Cercare di localizzare la tomba di Alessandro Magno in Egitto è stata un'ossessione di una vita per generazioni di archeologi, ma Calliope Limneos Papacosta potrebbe essere più vicina a trovarla di chiunque altro. Dopo 14 anni di ricerche, l'archeologa greca ha trovato una magnifica statua ellenistica iniziale nei giardini di Shalalat ad Alessandria nel 2012. Si pensa che la statua sia una rappresentazione di Alessandro stesso.
ha preso questo come segnale per continuare a scavare e entro il 2019 lei e il suo team avevano scoperto gli antichi quartieri reali di Alessandria, 10 metri sotto la superficie della città che esiste oggi. Le fondamenta di Alessandria sono state finalmente trovate. L'ex imperatore e faraone fu originariamente sepolto nella città di Menfi, ma successivamente fu spostato nella città che porta il suo nome. Fu una pessima mossa. La città fu colpita da uno tsunami 2300 anni fa e le fondamenta impregnate d'acqua della città affondarono a un ritmo di un quarto di centimetro all'anno. Questo potrebbe non sembrare molto, ma quando Alessandro arrivò era già affondata di oltre 3,60 m e continuò ad affondare. Nuovi edifici furono costruiti sopra i vecchi e tutto ciò che si trovava sotto di loro fu perso e dimenticato. La tomba è laggiù da qualche parte e sicuramente non può essere lontana dai quartieri reali appena esposti. Principessa guerriera. Essere donna non precludeva a nessuno di diventare un guerriero nell'antica Siberia, né lo faceva essere adolescente. Gli archeologi scoprirono per la prima volta i resti di un'amazzone mummificata nella Repubblica di Tuva nel 1988, ma a quel tempo poterono solo identificarla come femmina. Fu solo a giugno 2020 che divenne possibile attribuire un'età all'amazzone e gli esperti rimasero scioccati nel scoprire che aveva solo 13 anni. Nonostante la sua giovinezza, doveva essere una guerriera rispettata. Fu sepolta con un'ascia, un arco e una serie di frecce fatte di osso, legno e bronzo. Fu vestita con un cappotto di pelliccia a doppio petto prima di essere sepolta in una bara di legno. Sebbene il processo di mummificazione non fosse perfetto, il suo corpo era abbastanza ben conservato, da mantenere chiaramente visibile una grande verruca sul suo viso anche dopo 2600 anni nella sua tomba. Questa ragazza guerriera amazzone è la prova principale dell'esistenza di una tribù di guerriere femminili che vivevano tra il popolo sciita della regione dell'Asia centrale nei tempi antichi. Salvadanai antichi. Quando eri bambino, potresti aver conservato le monete ricevute dagli adulti in un salvadanaio. Se hai figli, potresti anche aver dato loro un salvadanaio personale. Questa è una tradizione antica e risale ad almeno 1200 anni fa. L'equivalente antico di un salvadanaio è stato trovato in Israele a gennaio 2020, dove gli archeologi hanno trovato una collezione di monete d'oro nascoste all'interno di un vaso di argilla per sicurezza. La scoperta è stata fatta in quella che viene descritta come un'antica area industriale, dove gli esperti credono che esistesse un centro commerciale per diversi secoli. Le monete furono tutte coniate alla fine dell'VIII e all'inizio del IX secolo, fornendo agli archeologi un contesto storico per il ritrovamento. Sebbene il vaso di argilla in cui furono trovate non fosse a forma di maiale, aveva una fessura e un sigillo per impedire alle monete di cadere o di essere facilmente accessibili, quindi avrebbe servito allo stesso scopo. Dato il valore delle monete al suo interno, però, è forse più probabile che l'artefatto appartenesse a un adulto piuttosto che a un bambino. A meno che non stiamo parlando di un bambino molto ricco. Scoperta di denti antichi. Le scoperte archeologiche più importanti sono quelle che hanno il potenziale di cambiare completamente la nostra comprensione della storia. Questa descrizione può essere applicata a due denti che sono stati trovati nel sud-ovest della Germania nell'ottobre 2017. Sono denti di scimmia e sfidano la nostra comprensione della storia umana e dell'evoluzione. Questo perché hanno 9 milioni e 700 mila anni. I denti sono un canino e un molare superiore e somigliano molto a quelli trovati nei resti delle grandi scimmie che vagavano per l'Africa tra 2 e 5 milioni di anni fa, con l'ovvia differenza che sono molto più antichi. Si pensa che quelle scimmie africane siano parenti molto precoci dei primi esseri umani e quindi la loro presenza in Germania contrasta con l'idea ben consolidata che la vita umana sia iniziata in Africa. La scoperta è così anomala che alcuni paleontologi sono riluttanti a confermare che siano sicuramente di origine ominoide, ma ci sono più esperti che lo confermano che esperti che non lo fanno. La vita umana è iniziata in Europa piuttosto che in Africa. Sarebbero necessarie più prove per confermare questa idea, ma è certamente una possibilità. Scoperta del megalodonte.
Attualmente, i paleontologi nel Dakota del Nord negli Stati Uniti stanno scavando quello che è stato descritto come un cimitero di creature preistoriche e dinosauri, che si presume siano vittime dell'asteroide che colpì la Terra milioni di anni fa e uccise le loro specie. La maggior parte delle creature nel sito sembra essere morta insieme circa 66 milioni di anni fa. La scoperta più notevole fatta finora nel sito è costituita dai resti di un megalodonte lungo 30 metri, con un peso stimato di 35 tonnellate. Secondo un paleontologo, questo megalodonte è eccezionalmente ben conservato e potrebbe non essere stato una vittima della collisione con l'asteroide. Dice che le ossa sembrano quasi come se fossero state trattate in una camera di sabbiatura abrasiva. Ovviamente ciò sarebbe impossibile. Tale tecnologia non esisteva allora, e anche se fosse esistita, i dinosauri non sarebbero stati in grado di utilizzarla. Una spiegazione potrebbe essere che la creatura fosse stata inghiottita interamente e fosse stata ricoperta dal rivestimento dello stomaco di una creatura più grande. Ciò solleva la domanda su che tipo di dinosauro sarebbe stato abbastanza grande da mangiare un megalodonte. Rituali di sepoltura della Sassonia-Anhalt. Gli archeologi hanno fatto la nostra prossima scoperta in Sassonia-Anhalt in Germania a settembre 2020 e non sono ancora del tutto sicuri di cosa farne. Sono sicuri che sia una tomba germanica antica e le persone al suo interno furono sepolte circa 1500 anni fa. Ciò con cui stanno lottando sono le circostanze della sepoltura. Pensano che potrebbe essere la prova di un antico culto o setta. Gli scheletri di sei donne sono disposti in una formazione circolare intorno a un calderone al centro della tomba, che si ritiene contenga i resti cremati di un capo tribù o signore. Altrove nella tomba ci sono le ossa di animali sacrificati e una grande quantità di oro. La tomba è stata descritta come avente un'atmosfera quasi decadente. L'identità del proprietario della tomba è sconosciuta, ma nulla di simile è mai stato trovato prima in Germania. Gli esperti potrebbero non aver mai trovato questa, se non fosse stata aperta per caso durante la costruzione di una nuova fattoria di polli nella zona. Le donne erano mogli o servitrici della persona nel calderone di bronzo, erano vive quando la tomba fu sigillata, potremmo non saperlo mai. Le origini della vita animale. Se si segue la teoria dell'evoluzione fino alla sua logica conclusione, tutti gli animali devono aver avuto un antenato comune. A marzo 2020, gli scienziati hanno annunciato che pensano di aver identificato quella creatura e non è una bella vista. È un verme primordiale di 555 milioni di anni fa, con una testa, una coda e lati simmetrici chiaramente definiti. Un modo grossolano di guardare gli esseri umani è considerarli poco più di un tratto digestivo avvolto nella carne. Questi vermi potrebbero essere descritti allo stesso modo. Sarebbe più accurato, però, descriverlo come un bilateriano e il suo fossile è stato trovato all'interno di un pezzo di roccia estratto da profondità sotterranee in Australia. Il fossile non è più grande di un chicco di riso e non poteva essere visto o studiato chiaramente fino a quando non è stato elaborato con uno scanner laser tridimensionale. È stato ora chiamato Icaria wariotia ed è citato come il più antico bilateriano mai scoperto. Vivevano durante l'era Ediacarana, che è quando apparvero le prime forme di vita multicellulari sulla Terra. La maggior parte delle creature di quest'era perirono in un evento di estinzione di massa preistorico, ma questo sembra essere sopravvissuto per almeno 100 milioni di anni, aprendo forse la strada a tutta la vita animale futura nel processo. Il mistero di Baalbek. L'intero sito di Baalbek in Libano è sia una meraviglia archeologica che un mistero archeologico, ma sono le pietre megalitiche tagliate nella cava lì che ci forniscono il più grande mistero di tutti. Una di queste, la pietra meridionale, pesa circa 900 tonnellate. Non c'è una chiara indicazione del motivo per cui le pietre fossero necessarie, perché furono tagliate di tali dimensioni e come chiunque vivesse in tempi antichi avrebbe potuto sognare di spostarle ovunque dopo essere state tagliate. La pietra occidentale è ancora più grande, pesando circa 1100 tonnellate. Una teoria dice che dovessero diventare parte del Triliton di Baalbek, ma poiché il sito del Triliton è in salita rispetto alla cava, sarebbe stata necessaria una quantità di forza inconcepibile per trascinarle o spingerle su per la collina.
non possiamo nemmeno dire con certezza chi abbia eseguito il lavoro di taglio. Generalmente si attribuisce agli antichi romani, ma non abbiamo visto alcuna prova che tentassero di estrarre megaliti così enormi altrove nel loro vecchio impero. Questo sarebbe considerato un progetto di costruzione troppo difficile da tentare oggi, figuriamoci migliaia di anni fa. Intagli in bosso dei Paesi Bassi. L'iconografia religiosa è di solito un lavoro d'amore per chi la crea, ma anche tenendo conto di ciò, questi miniaturistici intagli in bosso sono incredibilmente sofisticati. Solo 135 delle sculture, a volte chiamate anche noci di preghiera, sono mai state trovate, tutte realizzate tra il 1500 e il 1530 nei Paesi Bassi. Ciò suggerisce che potrebbero essere state tutte opera di una sola persona. I minuscoli altari sono tenuti insieme da giunture così piccole che i collegamenti sono completamente nascosti. Siamo stati in grado di determinare come sono stati assemblati solo utilizzando raggi X e microscopi, ma il fatto che abbiamo bisogno di una tecnologia così avanzata per capire come siano stati realizzati solleva la questione di come qualcuno abbia potuto metterli insieme senza l'uso di tale tecnologia in primo luogo. I perni che tengono tutto in posizione sono più piccoli di un seme di erba. L'occhio umano non è nemmeno in grado di vederli, quindi come hanno potuto le mani umane posizionarli con tale precisione? Qualcuno nei Paesi Bassi sta nascondendo un'antica macchina a raggi X? L'unica altra spiegazione è che la persona che li ha realizzati fosse così incredibilmente miope da essere quasi cieca a qualsiasi cosa più distante di 30 o 60 centimetri dal suo viso. Il Dolmen de Soto. Il Dolmen de Soto è un mistero spagnolo di 5.000 anni che è improbabile venga risolto presto. Ci sono circa 200 siti di sepoltura rituale dell'era neolitica nella provincia spagnola di Huelva, ma nessuno è tanto magnifico quanto questa incredibile struttura sotterranea. Il nome Dolmen de Soto deriva da Armando de Soto Morillas, che scoprì l'enorme tomba a corridoio mentre cercava di costruire una nuova casa sulla sua terra in Andalusia nel 1922. Il grande archeologo tedesco Ugo Obermeier fu chiamato sul sito per scavarlo e trovò 8 set di resti umani sepolti in posizione fetale, circondati da oggetti di corredo. Gli oggetti includono coppe, pugnali e fossili marini. Sepolti con fossili marini è una pratica insolita che non è mai stata notata prima in Spagna e il suo significato è sconosciuto. Altrettanto misteriose sono le 43 pietre erette che circondano il dolmen, ciascuna delle quali è coperta da incisioni che mostrano coltelli, coppe, figure umane e forme astratte. 100 anni dopo la scoperta non sappiamo ancora nulla su chi sia stato sepolto qui o cosa significhino i simboli accuratamente incisi in relazione alle sepolture. Testa Tecaxic Calixtlahuaca. Ci sono alcuni che credono che i Romani abbiano visitato le Americhe in tempi antichi. A sostegno di questa teoria presentiamo la testa Tecaxic Calixtlahuaca. La scultura della testa fu sepolta in Messico intorno all'anno 1470, probabilmente poco prima che Colombo arrivasse nelle Americhe, come parte di una tomba. Tutti gli altri oggetti trovati all'interno della tomba erano tipici per l'epoca e il tipo di sepoltura, ma questa testa no. Infatti, l'unica cosa a cui questa testa potrebbe essere paragonata è il tipo di stile scultoreo che una volta era popolare nell'antica Roma. Anche il volto sulla scultura sembra essere più europeo nello stile che nativo americano. La testa fu trovata dall'archeologo José García Payón nel 1933 sotto una piramide, ma lo scioccò così tanto che non la rivelò al mondo intero fino al 1960. Nel 2001, Romeo Christoph dell'Università del Nuovo Messico confermò che la testa è sicuramente romana e probabilmente fu realizzata durante il secondo secolo. Questo solleva la domanda su come sia arrivata in Messico in tempi precolombiani. I vichinghi l'hanno portata qui quando hanno visitato le Americhe o i romani sono stati qui una volta? Antico sismografo. Sarebbe molto utile sapere quando stanno per arrivare i terremoti. Le aree potrebbero essere evacuate prima che si verifichi un disastro e innumerevoli vite potrebbero essere salvate.
Fatichiamo a prevedere i terremoti qui nel XXI secolo, anche con tutta la meravigliosa tecnologia a nostra disposizione, eppure gli antichi cinesi cercavano di fare tali previsioni durante il II secolo. Usavano dispositivi come questo sismografo realizzato da Zhang Heng nell'anno 132. Sebbene possa sembrare un vaso elaboratamente decorato, il dispositivo di Zhang Heng è incredibilmente sensibile e sofisticato. Quando viene posto a terra, può rilevare scosse che si verificano a chilometri di distanza, che fanno oscillare un pendolo all'interno dell'artefatto. Se l'oscillazione supera un certo livello di sicurezza, disloca una delle sfere all'interno delle bocche dei draghi attaccati ai lati del sismografo, facendo cadere la sfera nella bocca di una rana. Questo non solo avvisa gli osservatori che sta arrivando un terremoto, ma dà anche un'idea della direzione da cui proviene. Probabilmente non era molto preciso in termini di previsione delle direzioni e non avrebbe dato molto preavviso, ma era certamente meglio di non avere alcun avviso. Scoperte al castello di Nowy Sącz. Il castello di Nowy Sącz in Polonia fu costruito per la famiglia reale del paese nel XIV secolo, ma nel giugno 1941 fu sequestrato dagli invasori nazisti e trasformato in una caserma. Da allora si è sempre supposto che non vi fosse tenuto altro che soldati e munizioni, ma un scavo archeologico di giugno 2020 ha cambiato questa opinione. È stato trovato un forziere di tesori dell'epoca della Seconda Guerra Mondiale nel sito e all'interno del forziere un set di più di 100 oggetti d'argento pregiati. Potrebbe non essere una scoperta strana da fare in un castello reale, ma questi pezzi d'argento non provengono dalla collezione reale. La maggior parte di essi sono oggetti domestici come posate o calici e sembrano essere di design ebraico. L'attuale teoria è che i nazisti li abbiano rubati agli ebrei, che vivevano nell'area intorno al castello, e poi li abbiano seppelliti nel forziere per tenerli al sicuro. Il castello fu attaccato e fatto esplodere dalle forze polacche nel 1945, quindi i nazisti non ebbero mai la possibilità di tornare a reclamare i loro guadagni illeciti. È possibile che altri beni rubati siano stati conservati dentro o intorno ai terreni del castello e quindi gli scavi archeologici nel sito continuano. Sepolture della necropoli paleocristiana di Autun. C'è una necropoli paleocristiana ad Autun in Francia che sta rivelando beni affascinanti da diversi mesi ormai. Nel luglio 2022 ha rivelato i suoi ultimi tesori quando frammenti di tessuto viola e oro risalenti al IV secolo sono stati trovati all'interno della necropoli. L'oro nel tessuto è letteralmente filo d'oro. Gli esperti hanno trascorso le ultime settimane a pulire i tessuti e ora hanno appreso nuovi dettagli sulla trama e sul materiale di cui sono fatti. I tessuti provenivano dalla tomba 47 all'interno dell'enorme necropoli ed erano scoperte sorprendenti, trovate all'interno di grandi zolle di terra. Il processo di pulizia ha rivelato motivi floreali e a spina di pesce nel tessuto, mostrando un livello sorprendente di complessità per l'epoca. Piuttosto che essere indumenti indossati dalle persone sepolte nella necropoli mentre erano vive, gli esperti pensano che sia probabile che siano stati fatti appositamente per la sepoltura. Questo solleva la domanda del perché i defunti non fossero vestiti con essi quando furono sepolti, una domanda a cui nessuno è ancora riuscito a dare una buona risposta. Realizzare i capi richiedeva un alto livello di maestria tecnica, quindi sembra strano che qualcuno abbia scelto di lasciarli a terra. Il meccanismo di Anticitera. Ci sono molte cose che possiamo dire sul meccanismo di Anticitera. Possiamo dirvi che è greco, è stato trovato in mezzo a un relitto e ha circa 2000 anni. Quello che non possiamo dirvi è come funzionasse o a cosa servisse, e neanche qualsiasi esperto che abbia mai avuto la possibilità di esaminarlo può farlo. Esitiamo a descrivere il dispositivo come alimentato da un meccanismo a orologeria, perché un tale concetto dovrebbe essere stato impossibile da comprendere per le persone dell'epoca, ma aveva un sistema meccanico simile a un orologio che gli permetteva di tracciare la posizione dei pianeti e delle stelle nel cielo notturno.
Il fatto che sia stato trovato su una nave potrebbe suggerire che avesse un uso nautico, ma se fosse così, ci aspetteremmo di trovare dispositivi simili su molti altri relitti greci di quest'epoca. Non ne abbiamo mai trovati, quindi potrebbe essere che fosse un'invenzione completamente nuova quando la nave affondò e, poiché il suo proprietario probabilmente andò a fondo con essa, nulla di simile fu creato di nuovo per quasi 1000 anni. Il carro armato di Leonardo da Vinci. Il maestro del Rinascimento italiano, Leonardo da Vinci, ha una forte pretesa di avere la mente più grande nella storia dell'umanità. Il polimata era anni luce avanti rispetto al suo tempo nell'arte, nella scienza, nella biologia e nella scultura, e sembra che potesse prevedere anche il futuro del combattimento militare. Molto prima che un carro armato attraversasse i campi d'Europa o qualsiasi altra parte del mondo, da Vinci aveva concepito un'idea di base di come potessero essere. Non costruì mai un prototipo basato sul suo design, ma i principi fondamentali sono validi. Il carro armato di Da Vinci aveva spazio per archibugi rivolti verso l'esterno e una sezione superiore removibile che poteva essere aperta per aiutare la visione del conducente. Le ruote erano probabilmente troppo sottili per essere utili in un campo fangoso e il design a manovella dell'asse sembra difettoso, ma non dovremmo prenderglielo troppo contro. Un carro armato di legno probabilmente non sarebbe durato a lungo sul campo di battaglia, ma questo design è una base per il futuro. Infatti, un gruppo di ingegneri è riuscito a costruire con successo un modello funzionante del carro armato basato sui progetti di Da Vinci nel 2010. Pratiche di sepoltura di 5500 anni fa. Deporre i morti con dignità è stato un passo importante nello sviluppo dei nostri antichi antenati. Le pratiche e i rituali di sepoltura variano notevolmente da luogo a luogo e da epoca a epoca, ma gli archeologi sono sorpresi dalla sofisticazione di questo sito di sepoltura appena scoperto nel sud-est della Polonia. È una grande fila di tumuli megalitici che un tempo contenevano 12 tombe lunghe, 45 metri foderate di pietra. Le pareti erano sostenute da palizzate di legno, una delle quali è sopravvissuta fino ai giorni nostri, con un ingresso a un'estremità e un atrio al centro. Questo sarebbe stato un luogo piuttosto elaborato per seppellire i morti e anche per i parenti, per venire a visitarli. Considerando che fu costruito circa 5500 anni fa, è incredibilmente avanzato per il suo tempo. Tuttavia, potrebbe non essere stato il luogo di riposo finale delle persone sepolte al suo interno. Prove archeologiche sul sito suggeriscono che i corpi venissero periodicamente rimossi per essere sostituiti da nuovi, quindi potrebbe essere che le persone fossero collocate qui per un breve periodo di lutto prima di essere sepolte definitivamente altrove. Per oggi è tutto. Qual è stato il vostro momento preferito? Commentate, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. A presto!